Parliamo proprio a questo punto della parte di attualità. Abbiamo sentito che esistono, e stiamo parlando di queste due attività che caratterizzano i levrieri, e adesso entriamo proprio nel vivo perché vi racconto quello che sta accadendo in provincia di Treviso, a Maserada sul Piave, e sta nascendo una struttura per la corsa dei levrieri. E allora, intanto volevo chiamare con me Antonio Criscione, che tra l'altro voleva anche dire qualcosa. E io ad Antonio vorrei intanto comunque chiedere a che cosa serve una pista per far correre i levrieri. Non basterebbe un bel prato, come abbiamo detto finora, in maniera. Allora, io ho dei cani che porto nelle piste, voglio dire, ho girato tutta Europa con i miei cani per le piste e li porto nei prati, li porto nelle aree cani, voglio dire, non sono due cose alternative. Rispetto a questo discorso bisogna tener conto che ci sono due situazioni completamente diverse, che non si parlano, che non hanno punti di contatto. Uno è quello delle corse, diciamo, professionali, quelle dei cinodromi, come c'è stato descritto prima, rispetto alle quali ci sono le associazioni che fanno una meritoria opera di recupero e io conosco tante persone che hanno sia un rescue che un levriero di altra razza che magari portano a correre mentre non portano a correre il rescue. Il levriero di queste nazioni che venivano citate prima sono da più di 100 anni che sono coinvolti nel mondo delle corse e che vengono allevati in condizioni di isolamento rispetto agli esseri umani, da cui poi viene anche tanta timidezza che c'è dopo Certo. nei cani poi quando vengono Diciamo inseriti in un ambiente antropico, no? che il contesto in cui si muovono e anche la situazione, anche quello che ci diceva Alessandro, ci fanno pensare a qualcosa di poco positivo, nel senso che ovviamente è un posto dove i cani vengono allevati per correre e per far guadagnare chi scommette, cioè il proprietario del cane che vince. Ha un aspetto, credo, profondamente, enormemente diverso rispetto a un cane che corre, come viene in Italia, dove non ci sono scommesse, non ci sono soldi che girano, ma c'è soltanto, vogliamo dire, una passione sportiva, forse è questo, Ma no? assolutamente, voglio dire, la settimana scorsa si è fatto allora, i cani per fare le corse ufficiali devono avere una specie di patentino, una licenza, in cui fanno delle prove in cui dimostrano di poter correre insieme agli altri cani, eccetera. Siamo andati in Austria a fare questa cosa, voglio dire, eravamo con 8 cani che dovevano fare questa licenza, voglio dire, abbiamo speso un sacco di soldi, non ritorneranno mai, non abbiamo nessun tipo di ritorno e anche l'organizzazione che era il club del levriero che è presieduto da Marcello Poli ci ha solo rimesso economicamente, voglio dire, sono attività che non hanno. E i cani stessi sono cani che crescono nelle nostre famiglie e quando smettono di correre non sono abbandonati. E questo lo possiamo vedere dall'esperienza pratica. In Italia la corsa dei levrieri, quella amatoriale, si è sempre praticata e quindi anche quando è stato chiuso il famoso cinodromo di Roma, sono altre piste e fino a 3 anni fa ce n'erano due in Italia, una in provincia di Milano e una a Vicenza. Adesso per motivi non legati a problemi di benessere animale, ma problemi contingenti, sono state chiuse tutte e due. Questa pista che si aprirà a Maserata, a cui tu facevi riferimento, è in continuità con queste piste che in questi anni non hanno mai dato problemi né di scommesse, né di maltrattamenti, né di rescue, né di nessun altro tipo di problema. E allo stesso modo, qui in Italia, noi speriamo che si riesca a fare questa pista, che sarebbe l'unica. Per esempio, in Svizzera ce ne sono 4 o 5, in Austria ce ne sono almeno 2, voglio dire, in tutta Europa ce ne sono decine. E voglio dire, chiederei
al nostro interlocutore dell'OIBA, per esempio, se loro hanno dei rescue che vengono dall'Austria, dalla Germania, dalla Svizzera. Penso di no, perché questi circuiti sono completamente diversi. Sono fatti con cani di famiglia che vengono allenati, che vengono portati a fare delle prove che uno farebbe con il proprio figlio, e questi cani, voglio dire, fanno queste attività senza sfruttamento, lo fanno con piacere perché praticamente si dà loro la possibilità di seguire quell'inclinazione naturale per cui l'uomo l'ha selezionato nel corso dei millenni. E quindi, voglio dire, alla fine, quello che succede in queste situazioni è assolutamente sotto. Tu, per esempio, dicevi: non è meglio farli giocare in un prato? Io li faccio giocare, li libero pure, voglio dire, ma ogni anno ci sono decine di levrieri che scompaiono perché lasciati liberi a giocare nei prati, e molti di questi non si trovano più, purtroppo. E voglio dire, se si volesse additare un'attività pericolosa, quella di lasciarli liberi nei prati, è molto più pericolosa che portarli a fare un'attività sportiva. Grazie, grazie Antonio. A questo punto chiederei a Marcello una precisazione, perché il circuito è un circuito realizzato, che si sta realizzando con il contributo dell'ENCI, che è l'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana. E come mai l'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana investe dei soldi per realizzare una pista per far correre i levrieri? Ma perché rientrano nelle sue finalità istituzionali, cioè l'Internazionale Cinofilia Italiana ha fra i suoi obiettivi quello di tutelare quello che è il patrimonio genetico delle razze canine italiane, e questo è un bene indisponibile, un bene comune, e svolge questa attività, fra l'altro, per conto, sotto il controllo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Questo tipo di attività si concretizza nella gestione dei libri genealogici, quindi dei pedigree, tanto per capirci, e nel presidio sullo sviluppo il benessere delle razze. Quindi, per far questo, organizza delle cosiddette verifiche zootecniche, che sono di due grandi tipi. Una, diciamo, che riguarda la morfologia, e quindi sono quelle che sono comunemente chiamate le esposizioni, dove fondamentalmente dei giudici verificano se i soggetti presentati sono o meno aderenti a quello che è lo standard di razza, e poi ci sono le prove di lavoro, dove il giudice verifica quelli che il soggetto abbia mantenuto le caratteristiche temperamentali tipiche della razza. E quindi è proprio in questa seconda branchia che si inquadrano quelle che sono le corse per i levrieri, nelle due discipline, come ha descritto prima correttamente Antonio, quindi il coursing, una corsa su un terreno aperto con un percorso zigzagante che simula la fuga della lepre, e queste qua, il racing, che viceversa si svolge su un anello. Come diceva Antonio, queste prove non nascono da oggi, cioè non è che da domani mattina noi ci inventiamo l'idea di creare un anello per le corse dei levrieri. E noi abbiamo avuto, addirittura Antonio ha detto due, ma abbiamo avuto anche tre piste contemporaneamente aperte in Italia. E una era in provincia di Arezzo, e questa abbiamo deciso di non far più correre i cani perché era una pista utilizzata anche per i cavalli, e essendo diciamo, avendo perso la parte superficiale della sabbia, avendo mantenuto una sabbia che era di granulometria piuttosto non adatta, diciamo, per le corse dei cani, abbiamo preferito non far più correre i cani. Quella di Castano Primo era addirittura realizzata su quello che era l'anello di atletica, l'ex anello di atletica di uno stadio pubblico del comune di Castano Primo. Ed è stata chiusa semplicemente per il fatto che il comune ha deciso di ristrutturare completamente l'impianto, e quindi non c'era più la disponibilità per questo spazio. E quella di Poianella, quindi di Bressanvido, di provincia di Vicenza, è stata chiusa a luglio, dopo che è stata sottoscritta la convenzione col comune di Maserada per poter realizzare il nuovo anello, che anziché col terreno erboso come a Poianella, verrà realizzato col terreno, con la sabbia,
è molto più, è più grande, più adatta, diciamo, e più sicura anche, perché il fondo in sabbia garantisce sostanzialmente, come abbastanza intuibile, un sottofondo più soffice, garantisce il fatto che non ci sia la possibilità che le talpe creino dei fori che possono, diciamo, creare dei pericoli per gli animali e quant'altro. Quindi le verifiche zootecniche sulle corse dei levrieri sono nate in Italia più di 25 anni fa e sono nate dopo che sono stati chiusi i cinodromi. Cioè, sono due cose completamente scollegate, non c'entrano nulla, ma veramente nulla. E l'altra cosa, appunto, possono partecipare a queste manifestazioni solo cani che hanno un pedigree, quindi sono iscritti al libro genealogico italiano e quindi proprio nell'ottica di promuovere delle attività che verificano le attitudini naturali del levriero. Come diceva Antonio, sono attitudini naturali, quindi non puoi addestrare un levriero a correre, il levriero o corre o non corre, il levriero corre bene o corre male, non è che puoi costringerlo, no? Addestrarlo a correre meglio di quel che è la sua attitudine naturale. E quindi, insomma, credo che ci siano tutti i requisiti per capire che queste attività sono completamente diverse da quelle che purtroppo sono ancora attive in alcuni stati. Preciso che non è un'attività che si svolge in Italia. Antonio ha dato comunque, ha citato anche i nostri vicini come la Svizzera, l'Austria, che non sono sicuramente io sono anche componente di una commissione FCI che si chiama Commissione Corse Levrieri, alla quale aderiscono 25 stati. Fra gli stati più attivi sono gli stati scandinavi. Cioè Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, che come sappiamo tutti quanti sono sempre un passo avanti per quanto riguarda anche la tutela degli animali e quant'altro. Al contrario, non partecipano perché non hanno attività di questo genere nell'Irlanda né nella Spagna. Chiaro, chiarissimo. Lei ci fa questo e noi le ringraziamo perché come associazione non avremmo mai avuto le disponibilità economiche per poter fare questa spesa e ha deciso comunque di promuovere questa iniziativa per dotarsi di un impianto all'avanguardia e anche sotto il profilo proprio della tutela della salute dei cani che correranno lì. Grazie, grazie Marcello. Io a questo punto vorrei chiamare per capire quali sono invece le posizioni delle associazioni animaliste che sono invece preoccupate per la realizzazione di questa struttura. Quindi richiamerei con me Alessandro proprio per chiedergli che cos'è che vi preoccupa della realizzazione di questa struttura, Alessandro. Allora, premesso che assolutamente noi attraverso un accesso agli atti abbiamo avuto anche già tutta la documentazione, parte almeno della documentazione, insieme a tutte le altre associazioni aderenti, e ovviamente togliamo ogni dubbio che non è previsto nessun tipo di corsa professionale, né tantomeno di scommesse. In Austria in passato esisteva anche una gestione online di scommesse, di giochi d'azzardo che era argomentato, ma adesso non è più. Ma comunque aveva ragione l'interlocutore prima che ha detto che non si salvano animali da quelle situazioni lì, cioè non si salvano animali dall'Austria o dalla Svizzera. Quello che a noi ci preoccupa, avendo visto anche questi piani, è proprio la questione del benessere dell'animale. In che maniera? Mi spiego meglio. Io all'interno di OIPA ricopro un ruolo da giurista, ok? Quindi mi occupo di quelle, non sono un veterinario, non sono un esperto di razze, sono un giurista. E proprio la mia formazione professionale mi dice che dove non esiste una regolamentazione, come può essere quella di un cinodromo, è come, diciamo, lasciamo aperto il campo a tutte quelle interpretazioni, diciamo a tutto quello, cioè, tutto ciò che non è normato. Quindi cosa ci preoccupiamo noi? Per prima cosa, le buone intenzioni assolutamente ne stiamo pienamente convinti che siano in buona fede da parte di quelli che sono appassionati di queste razze, ma non esiste una regolamentazione in Italia per quanto riguarda il cinodromo come struttura a sé stante, quindi questo potrebbe permettere tutta una serie di altre cose. Poi
Allora, l'altra cosa che vorrei dire è quello che riguarda il fatto che per quanto riguarda il discorso, questo argomento qui, quello che ci riguarda noi è anche l'aspetto sanitario. Magari le persone che sono appassionate, che hanno, sono venuti precedentemente, possono fugare i nostri dubbi. Cioè, non è stato previsto nel progetto iniziale, ma ripeto, non è, quello, in base ai documenti che noi abbiamo, non, è, non possiamo, abbiamo ottenuto dal comune, non è previsto per esempio un posto veterinario sempre presente. Questo magari chiediamo che magari sta previsto in un secondo momento un punto veterinario presente in caso di un infortunio che potrebbe accadere a chiunque, come accade in atletica durante un'attività o in atletica umana, può capitare anche in quel caso lì, ma senza, diciamo, ripeto, non voglio fugare assolutamente o scommesse, nessuno dice che ci possono essere queste questioni qua. Viene previsto che negli atti che abbiamo visto noi, che vengono a corrono tre volte al giorno, sono previste fino al massimo di tre corse al giorno per esempio, mi pare di aver capito, per cane. Ecco, nel caso specifico, sempre dal progetto che noi abbiamo visto al momento in nostro possesso, dove vengono tenuti questi animali? È previsto, non lo so, dei locali dove possono riposarsi? Perché ho sentito prima la veterinaria che parlava tutta una serie di stretching e tutto quanto. Questo è il progetto che abbiamo. Non ti sentiamo più. Non mi sentite più? Pronto? Ecco, adesso sì. Ok, no, non so, sentivo dei rumori. Dai documenti che noi abbiamo ottenuto adesso dal comune, sicuramente ci sarà previsto, leggo che ci sicuramente ci saranno questa documentazione qua, ma nelle documenti che noi almeno al momento abbiamo visto, abbiamo trovato negli atti del comune, da schema di convenzione piuttosto che la delibera di coppia conforme, non viene tenuto conto tutto quello che riguarda l'aspetto veterinario. Sicuramente forse perché è un altro prodromico a quello che è successivamente, ma noi ci saremmo aspettati che nello schema di convenzione che c'è per la concessione di un'area decente di impianti sportivi parabae tra il comune e l'ENCI Servizi venisse anche tenuto conto di tutto un aspetto sanitario per quanto riguarda e veterinario per quanto dovrebbe essere animali. Invece si fa riferimento a tutto quanto tranne che a questo aspetto. Sicuramente verrà fatto dopo, però al momento noi nello schema di convenzione non abbiamo trovato questo tipo di richiamo. Ok, quindi mi sembra di capire che se invece esistesse, come credo che ho letto prima i commenti di Marcello che mi scriveva mentre parlavi, che in realtà il regolamento per le gare esiste ed è un regolamento NCFC. No, regolamento, io parlo di norme, che è una cosa diversa. Cioè, un regolamento è un atto fatto da una società. Io parlo di una legge dello Stato, di una norma nazionale, che è una cosa diversa. Cioè, è corretto che sicuramente esista un regolamento, ci mancherebbe. Io non avevo messo in dubbio che non ci fosse un regolamento, assolutamente. No, io parlo di un atto normativo. E da quello che mi dicono, quando ci sono le gare, per legge è previsto un veterinario presente anche a tutte le manifestazioni cinofile. Certo, lo prevede, quindi, questo lo prevede la normativa, ma sono atti che non riesco a trovarle nelle assolutamente, certo, perché poi parliamo anche di regolamento polizia veterinaria piuttosto che altro, che gli animali presente gli animali, ci mancherebbe assolutamente. Alessandro, quindi per capire, per esempio, le attività che vengono svolte, così per chiarirmi io, le attività che vengono svolte, per esempio, quando si fa agility, in un campo di agility, prevedono queste normative di cui stai parlando tu? Non ho capito, credo, scusa, perché è andato un attimo via tutto quanto, eccomi qua, sì. Scusami, no, quello che ti dicevo, quando per esempio parliamo per le gallerie c'è sempre presente un veterinario, ci mancherebbe altro. No, io parlo proprio del campo, cioè mi sembra di capire che stasera è emerso che insomma un po' l'attività del correre dei levrieri sia un po' assimilabile a quella
della, non so, magari dell'agility piuttosto che dell'obedience, cioè non hanno una connotazione negativa che può prevedere scommesse, maltrattamento del cane. Cioè, ci mancherebbe altro, ma ecco. Sono assolutamente convinto che non ci sia. Appunto, quello che ti chiedevo è, nei campi, per esempio, dove si fa agility oppure dove si fanno obedience, sono previste quelle normative di cui parlavi tu, oppure è una cosa che dovrebbe essere rivista in toto, secondo te? Allora, no, non esiste una normativa se non quella generale per quanto riguarda il discorso del maltrattamento degli animali qualora succedesse un qualcosa che, non voglio assolutamente dire che nelle corse di agility piuttosto che le corse levrieri possono essere riconosciute come forme di maltrattamento, perché assolutamente questo non è possibile, però ci sono delle norme in senso generale per quanto riguarda il discorso del benessere degli animali. Certamente noi riteniamo che per quanto riguarda sia in un campo di agility che non ha purtroppo non è normato dettagliatamente, e anche per quanto riguarda a maggior ragione un cinodromo, possa essere magari prevista una norma che regolamenti un po' tutto quanto la gestione. Per esempio, io porto l'esempio per esempio di un canile. In un canile, che è materia di cui conosco bene la materia, è previsto che nel momento in cui c'è una costruzione di un canile ci deve essere un ambulatorio veterinario presente sempre, ci deve essere anche un locale di ricovero di animali se stanno poco bene e tutto quanto. Però ovviamente lì è una condizione permanente di presenza di un animale, però se questo cinodromo, io non so come funzionerà perché non ho mai partecipato a una cosa del genere, che sia previsto anche questo. Noi abbiamo visto che già nella schema di convenzione, che è stato appunto quel documento che ci è stato dato dal comune, non viene fatto cenno, ma viene chiesto l'autorizzazione forse per quanto riguarda i beni culturali o altro, cioè questa cosa qui. Allora, chiediamo una, direi che potrebbe essere interessante sapere da Marcello Poli, che ha seguito i lavori, come stanno le cose da questo punto di vista. Marcello. Ma per quanto riguarda la regolamentazione, esiste un regolamento internazionale, che è il regolamento dell'FCI, e il regolamento nazionale. Entrambi all'articolo 1 si occupano proprio del benessere degli animali. E quindi questa è la prima preoccupazione dei regolamenti, perché è anche la prima preoccupazione dei proprietari dei nostri cani. Le manifestazioni vedono necessariamente la presenza del veterinario. Il veterinario ha l'obbligo di visitare tutti i cani prima di ammetterli alla partenza, e il suo parere è assolutamente inappellabile. Quindi, se il veterinario ritiene che il cane non sia in condizione di correre, la visita consiste nell'auscultazione, nella palpazione e nello stretching di tutte le articolazioni per verificare se tutto a posto, nell'osservazione del cane in movimento per verificare che non ci siano zoppie o altre anomalie, nella verifica delle rime palpebrali del cane, oltre che nel controllo dei libretti sanitari e quant'altro. Quindi, se il veterinario, prima di ammettere il cane, viene ammesso alla competizione, alla prova, diciamo, solamente nel momento in cui il veterinario ha dato il suo parere positivo. I cani possono correre dall'età di 15 o 18 mesi, a seconda della taglia, e fino all'età di 8 anni, poi non possono assolutamente più correre. I cani che hanno meno di 2 anni di età, e i cani che hanno superato, i seniores, diciamo, che hanno superato i 6 anni di età, vengono comunque visitati prima della seconda prova. Non è vero che i cani corrono 3 volte, ma corrono 2 volte al giorno. Nel caso degli anelli, come quello in sabbia, la corsa consiste in 20 secondi di corsa, da 20 secondi per le razze più veloci a 35 secondi per le razze più piccole e più lente. Nel caso del cursing, la prova dura non più di 60-65 secondi. E fra una corsa e l'altra passano ore,
quindi il cane ha comunque tutta la possibilità di riprendersi. I proprietari sanno che il cane deve arrivare allenato, perché anche un cane obeso, ad esempio, viene comunque escluso dal veterinario dalla competizione. Sanno che cosa devono fare per riscaldare il cane, prima, quindi per portarlo a passeggiare in modo tale che abbia i muscoli caldi prima di un'eventuale prova. Sanno cosa devono fare per decongestionare i muscoli dopo la muscolatura, e i cani non vengono rinchiusi in gabbie o in locali fra una prova e l'altra, semplicemente stanno con i loro proprietari e passeggiano. Per esempio, lì a Parabai c'è un bellissimo boschetto attrezzato anche con l'area picnic, diciamo, che è anche uno dei motivi per cui abbiamo promosso, diciamo, la scelta di questa collocazione, perché anche il contesto complessivo è veramente favorevole. Abbiamo dei locali tecnici, quindi per la ristorazione, per gli spogliatoi, per le eventuali emergenze, che sono quelli del centro sportivo, che è proprio adiacente, quindi noi utilizziamo delle infrastrutture del centro sportivo. Credo che la scelta appunto di Maserada sia stata anche proprio dettata da una serie di contingenze o di elementi, diciamo, di contorno, che ci danno la tranquillità per fare le cose fatte nella miglior maniera possibile. Le manifestazioni vengono, quindi nel momento in cui si organizza la manifestazione viene chiesta autorizzazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza, e quindi al sindaco, e così come all'azienda sanitaria di competenza, che possono in qualsiasi momento intervenire per verificare la regolarità dello svolgimento delle attività. Quindi, insomma, io spero che sia sufficiente tranquillità per pensare che, insomma, non c'è nessuno di noi che abbia quale sfiori nemmeno il pensiero che per avere una coccarda, perché il massimo premio che il proprietario porta a casa è una coccarda, si possa minimamente pensare di mettere a repentaglio la salute dei nostri cani. Non è possibile. Grazie Marcello. Allora, a questo punto, prima di voltare definitivamente pagina e parlare invece di levrieri e fumetti, quindi di alleggerire un po' anche la chiusura della nostra puntata, vorrei chiedere ad Antonio, ad Alessandro e a Marcello proprio se c'è a questo punto un punto di arrivo che possa mettere tutti quanti d'accordo, se c'è o se non c'è, insomma. Prego. Ma per parte mia credo che la cosa migliore sarebbe capirsi, no? Cioè, voglio dire, confrontarsi e capire esattamente che cosa ha intenzione di fare ognuno di noi, quali sono le finalità, quali sono diciamo le precauzioni che si possono prendere per evitare i rischi, che evidentemente sono anche le preoccupazioni di Alessandro, dell'OIPA e di tanti animalisti o persone che comunque hanno preso parte a questo dibattito. Il problema nasce nel momento in cui viceversa non c'è possibilità di dialogo, non c'è volontà nemmeno di ascoltarsi. Insomma, questo è un problema grosso che dovremmo riuscire a superare, insomma, tutti quanti insieme. Certo, anche perché mi sembra che si stiamo più o meno, almeno in questa puntata, stiamo tutti dalla parte degli animali. Quindi Alessandro. Io assolutamente non voglio, non ho pregiudizi nei confronti di nulla se si viene rispettato il benessere degli animali, quindi assolutamente non è un problema sederci a un tavolo e parlarne. So che si sta organizzando forse un incontro, ben venga questo incontro, dove ognuno esporrà quelle che possono essere i loro punti di vista senza nessun pregiudizio. Questo è fondamentale per iniziare a parlare. Assolutamente, è un buon inizio per un tavolo di trattative, mi sembra che sia migliore di altre cose delle situazioni attuali che girano nel mondo in questo momento. Antonio. Devo dire, allora, io ieri ho moderato un convegno dove c'erano magistrati, avvocati, voglio dire una cosa, e mi ha colpito molto una frase che ha usato un avvocato, che ha detto la correttezza è la base della pace sociale. Ecco, noi dobbiamo tener conto che in questo dibattito noi stiamo parlando di cani, ma stiamo parlando anche di persone.
Io questo vorrei segnalare anche al rappresentante dell'OIPA, ad Alessandro Piacenza, e anche a tutte le altre associazioni. Stamattina io ho sentito una ragazza, una giovane allevatrice di levrieri, che porta i suoi cani a correre, li porta in ex, eccetera, che quasi piangeva perché diceva: ci trattano come dei banditi, ce ne dicono di tutti i colori. Dice: io praticamente vivo per i miei cani, non è giusto che succeda questo. Ecco, dovremmo evitare di farci prendere dal furore ideologico su queste cose e pensare che c'è chi qui tra noi non rispetta gli animali, e rendersi conto che non bisogna muoversi dal pregiudizio di confondere due situazioni completamente diverse, come sono quelle là delle corse professionali e queste qui, e voglio dire, a quel punto secondo me capiremo che stiamo parlando della stessa cosa, cioè il benessere degli animali, e tanti l'hanno capito direttamente, voglio dire, perché tante persone, come dicevo, hanno sia un levriero rescue che hanno accolto in casa, sia un levriero di cresciuto in casa, allevato da loro fin da piccolo, e li portano a fare le corse. Voglio dire, sono due situazioni che non si escludono tra loro. Allora, io da parte mia vi dico: teneteci informati, perché dopo che abbiamo diciamo traghettato tutta questa puntata, ci piacerebbe poi sapere come va a finire. E volevo dire anche alle persone che vedo che si sono molto infervorate, quasi tutte levrieristi, da quello che capisco dalle cose che leggo, che la Micole non aveva un cane che è stato adottato da un rescue, ma non faceva le corse, era un cane che andava a caccia. Dato che abbiamo parlato, in quel momento parlavamo delle situazioni sia dei galgo che dei cani che vanno a fare le corse, quindi sfruttati professionalmente, abbiamo portato anche la testimonianza di una persona che ha adottato effettivamente uno di questi cani, perché purtroppo non possiamo nasconderci dietro un dito, che è una realtà che esiste, dove le associazioni fanno un lavoro onorevole e molto impegnativo, perché poi le associazioni animaliste si occupano per esempio dei cani in Ucraina, stanno facendo dei grandi lavori anche su queste cose. Allora, a questo punto, una cosa velocissima, posso? Un altro elemento che può essere di dialogo, che noi diciamo sempre, è chiunque voglia venire ad assistere, vada sul sito del Club del Levriero, del Circolo del Piccolo Levriero Italiano, della IALA, che sono i club di razza riconosciuti dall'ENCE, per vedere quando ci sono delle prove, venga a vedere, voglio dire, quello può essere un ottimo modo per rendersi conto di come è veramente la situazione. Ok, allora a questo punto io vi ringrazio, dovete rimanere ancora qui qualche minuto, e vi porterei a